Lukaku è destinato a lasciare il Chelsea a fine stagione, ma non per far ritorno all'Inter. L'addio del belga ai Blues può danneggiare gli stessi nerazzurri. Le scuse ufficiali sono servite solo a gettare un po' d'acqua sul fuoco, ma ormai il rapporto tra Lukaku e il Chelsea, tra il belga stesso e Tuchel, si è deteriorato. Definitivamente, con l'addio del centravanti rimandato solo al termine della stagione. Il tecnico dei Blues lo ha reintegrato dopo l'esclusione col Liverpool, seppur con poca convinzione. Del resto la squadra, e viene da chiedersi perché si sia speso tanto per il suo acquisto, sembra funzionare meglio senza Lukaku, il quale a Londra ha perso anche quella esplosività decisiva nel trascinare l'Inter di Conte alla conquista dello scudetto. Lukaku e il Chelsea, un divorzio ormai annunciato che a meno di sorprese avverrà nel prossimo calciomercato estivo. Niente ritorno a Milano, però, per il classe 93, il cui stipendio vicino ai 14 milioni, bonus inclusi, è del tutto fuori dalla portata del club di Viale della Liberazione. Per il numero 9 dei londinesi si parla adesso di un possibile approdo al Paris Saint-Germain, come sostituto di un Mbappé destinato al Real Madrid. I parigini potrebbero mettere sul piatto circa 90 milioni di euro, 25 in meno di quelli spesi da Abramovich l'estate passata per strapparlo a Suning. Niente Inter per Lukaku, ma la sua partenza dal Chelsea rischia di arrecare un danno ai nerazzurri. I Blues, infatti, potrebbero pensare di rimpiazzarlo con Lautaro Martinez, suo partner d'attacco a Milano e ancora oggi grande amico. L'argentino è uno dei punti fermi della squadra di Simone Inzaghi e ha da poco rinnovato fino al 2026, diventando il calciatore più pagato dell'intera rosa coi suoi 6 milioni di euro netti più uno di bonus. L'Inter non ha nei piani la vendita del suo numero 10, ma con la conferma della famiglia Zhang al timone della società e l'annessa impossibilità della proprietà cinese di esportare capitali all'estero e quindi di finanziare la gestione anche solo ordinaria della stessa, ecco che il management sarebbe costretto a sacrificare almeno un altro big, come avvenuto l'estate passata con Hakimi e proprio Lukaku. In tal caso il Toro, per caratteristiche molto congeniale al gioco di Tuchel, sarebbe uno dei principali indiziati a fare le valigie. Per lui il Chelsea potrebbe arrivare a offrire sugli 80 milioni di euro. Clamorosa indiscrezione dalla Spagna, il club ha deciso la cessione del gioiello. Un 2022 che non è ancora ufficialmente iniziato, almeno in campo, per l'Inter campione d'Italia in carica. La squadra di Inzaghi scenderà in campo questa sera per il big match contro la Lazio, ma le attenzioni del club meneghino sono già tutto, o quasi, per l'attuale sessione di calciomercato. Diversi i nomi sia in entrata che in uscita che potrebbero modificare l'assetto del tecnico piacentino, entro il prossimo 31 gennaio. In tal senso, tra i partenti sembrano essere alte le possibilità che i nerazzurri salutino Perisic. Il croato è in scadenza tra 6 mesi e c'è ormai da tempo un nome in particolare nel mirino di Marotta e Ausilio per rimpiazzarlo. Si tratta di Lucas Diouf, ex Roma e attualmente sotto contratto con l'Everton. Secondo quanto riportato da Todofikayes, la società inglese avrebbe ormai deciso di cedere già nel mercato invernale il terzino Lucas Diouf. L'ex Roma avrebbe chiesto la cessione e, stando a quanto riferito dal quotidiano iberico, la conferma arriverebbe direttamente da Rafa Benitez,
È stato molto chiaro, ho avuto un paio di conversazioni con lui e mi ha detto cosa pensa. Cosa ti aspetti che faccia, da allenatore, quando un calciatore vuole andarsene? Punto da chiarire la cifra che l'Everton ha intenzione di chiedere per il laterale francese, in scadenza nel 2025 con il club inglese e che ha collezionato fino ad ora 15 presenze ed una rete in EFL Chat. Su Diu c'è da tempo l'interesse, come già detto, dell'Inter, ad avere la meglio però potrebbe essere un altro top club, sempre in Inghilterra. Si tratta del Chelsea di Thomas Tuchel che ha intenzione già a gennaio di rimpiazzare l'infortunato Chilwell. Le trattative, viene riportato, vanno avanti ed il club di Roman Abramovich potrebbe portare Diu a Londra in prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 35 milioni di euro.